I bambini affetti da leucemia mieloblastica in stato avanzato non si trovano negli ospedali. O meglio, non li vedrai mai girare nel corridoio in pigiama e pantofole. I bambini affetti da leucemia mieloblastica hanno le difese immunitarie... Ecco, forse è meglio dire che non le hanno le difese immunitarie. Allora vengono rinchiusi in camere sterili, dalle quali non possono uscire, altrimenti anche un raffreddore potrebbe ucciderli. Se la loro mamma decide di stargli accanto deve seguire anche lei la stessa vita. Mia mamma decise di non lasciarmi da sola in quella camera. A volte mi dava un po' fastidio la sua onnipresenza, allora cercavo nell'andare al bagno la mia unica forma di libertà personale. Se oggi penso alla sua scelta di clausura per una bambina che l'aveva scelta come madre attaccandosi alla sua gonna mentre era in cerca di una figlia insieme al mio papà. Mi disse che, quando si guardò ai piedi, mi vide lì che le sorridevo con in mano una foto di una bambina sola sull'altalena. Decise, senza guardare più nessun'altra bambina, che avrebbe voluto crescermi in quella che, dopo due mesi di autorizzazioni, marche da bollo, consulti dallo psicologo e dall'assistente sociale, divenne anche casa mia. Mamma e papà mi hanno cresciuta secondo i canoni della religione cristiano-cattolica. Insieme a mia mamma in quella stanza d'ospedale entrò fin dal primo giorno anche la Sacra Bibbia. Non le ho mai detto niente, ma ho sempre dubitato se credere sul serio a tutto quello che si raccontava su questo Gesù di Nazareth. Anzi, non ci avevo mai creduto nei miracoli, men che meno da quando mi era stato dato il premio tanto ambito della sofferenza. Spesso mi ero ritrovata a pregare in tarda notte, ma altrettanto spesso mi ero sentita stupida ad invocare la grazia al Signor nessuno. Questo non riuscivo proprio a dirlo a mia mamma. Così spesso pregavo con lei e a volte la guardavo, pensando se credere o no alla sua convinzione che quanto chiedeva al suo Dio davvero potesse realizzarsi. Sapevo che pregava per trovarmi un donatore. Ma anche questo non volevo dirglielo. Era il 14 gennaio del 1990. Era domenica. Non posso dimenticarlo, anche perché fu papà ad apprendere la notizia per primo. Papà passava da quattro mesi ogni domenica in ospedale e la mia mamma non poteva uscire neanche a salutarlo, quindi gli mandava un bacio guardandolo con indifferenza dietro al vetro che li separava. Dopo tanti giorni però anche mamma uscì dalla mia prigione per andare a parlare con papà. In ospedale era arrivato anche il professor Morandi ed era davvero inconsueto, visto che la domenica di solito non lo si vedeva mai girare per le stanze dei suoi pazienti. Il venerdì precedente avevo fatto degli ulteriori accertamenti, così pensai che qualcosa stesse andando storto. Mamma dovette mettere la tuta medica per rientrare nella mia stanza. Piangeva come una bambina. Mi prese le mani, me le strinse così forte da farmi un male, del quale non riusciva a rendersi conto. Tremava e ripeteva di continuo: Lo hanno trovato, lo hanno trovato, lo hanno trovato! Lo diceva con una cantilena che mi faceva quasi pena e mentre lo ripeteva, dondolava sul mio letto stringendo nervosamente le gambe. Io sorridevo così per simpatia, ma non capivo. Fu il professor Morandi a darmi la notizia. Mercoledì sarebbe arrivato un ragazzo che era risultato compatibile al mio HLA. Non avrei potuto conoscere la sua identità, così imponeva la legge. Questo ragazzo rappresentava la nostra grande speranza. Disse nostra come se davvero fosse in gioco anche la sua stessa vita. Mi sentivo dentro uno strano calore e contemporaneamente provavo un po' di vergogna per la mia reazione, perché fino ad allora avevo pensato che questa cosa sarebbe arrivata molto presto. Mi mi era sembrato tutto così scontato. Avevo vissuto quei quattro mesi aspettando il mio donatore proprio come se fosse scontato che lui sarebbe presto arrivato. Il professor Morandi quando vuole darti una bella notizia di solito ti dà anche la seconda opzione, il rovescio della medaglia, lo chiamava lui. E quando sta per arrivare questo momento lo capisci perché esordisce per correttezza, però ti devo dire che bla bla bla. E così anche quella volta non si smentì. E mi informò che non dovevo meravigliarmi se questo ragazzo si fosse tirato indietro anche solo all'ultimo momento, e in tal caso la legge gli avrebbe impedito di proseguire con il trapianto e la cosa non si sarebbe fatta. Pensai in modo del tutto arbitrario che il mio donatore non si sarebbe tirato indietro. Semplicemente dentro di me era quello che speravo.